Il Renato Curi di Perugia non era certo il terreno sul quale prevedere di fare punti, ma la seconda forza del campionato, in piena corsa per la promozione diretta, si avvantaggia subito di due cadeau gentilmente offerti dai ragazzi di Orlandi. Crosti Mazzeo, nel tentativo di anticipare la corrente Fabinho, Andrea Camilleri mette millimetricamente alle spalle di Liverani. Il Barletta non crolla dopo lo svantaggio, anzi Mantovani e Lamantia impegnano Koprivets. Dietro l'angolo l'altro episodio determinante, Legra già ammonito trattiene Fabinho, Tardino di Milano estrae il secondo giallo. Non crede ai suoi occhi un non trascendentale Perugia che cerca di chiuderla la gara nonostante il Barletta vada clamorosamente vicino al pareggio con Lamantia e proprio con Camilleri. A frazione è scaduta il raddoppio coincide con la prima rete di Umberto Eusepi, sua la saetta che batte ancora Luca Liverani. Ripresa ovviamente gestita a piacimento dal Perugia che chiude i conti ancora con Eusepi che entra in area e si regala di precisione la doppietta personale oltre al definitivo 3-0 in favore del Perugia. Prossimo impegno in casa con il Gubbio per continuare comunque ad onorare il campionato.